Cari ragazzi, benvenuti a questo nostro appuntamento. Oggi parleremo del barocco. Il barocco in Italia vide il nascere e l'evolversi di due forme strumentali importantissime che, con le dovute varianti e le dovute evoluzioni, sono arrivate fino a noi. Stiamo parlando della sonata e del concerto. La sonata barocca non è altro che un'evoluzione della canzone da sonare rinascimentale e può essere categorizzata a seconda dell'organico che è chiamato a eseguirla oppure dell'ambiente nel quale viene eseguita. Sulla base dell'organico possiamo dividere la sonata barocca in sonata a tre o in sonata solo. La sonata a tre prevede due parti soliste normalmente affidate a due violini oppure a un violino e a un fiato e l'accompagnamento del basso continuo. Quando parliamo di terza parte, quella del basso continuo, non è però detto che essa riguardi un unico strumento, riguarda l'insieme degli strumenti che eseguono il basso continuo. La sonata solo invece prevede soltanto una parte solistica per un arco normalmente e la parte del basso continuo. Dal punto di vista dell'ambiente, invece, le possiamo categorizzare in sonata da chiesa e sonata da camera. La sonata da chiesa ha ovviamente un carattere più solenne, più severo, è divisa in quattro movimenti, il primo lento, il secondo veloce, il terzo lento e il quarto veloce nuovamente, che sono caratterizzati da uno stile fugato. La sonata da camera, invece, ha uno stile generalmente più leggero, e i propri tempi, ancora quattro disposti come quelli della sonata da chiesa, sono però normalmente caratterizzati da tempi di danza. Il concerto, che si sviluppa fra la fine del 600 e l'inizio del 700, altro non è che l'evoluzione orchestrale della forma della sonata. Il barocco vide infatti il sorgere della formazione strumentale che noi chiamiamo orchestra. L'orchestra barocca però era leggermente diversa da quella che possiamo vedere oggi nei teatri, e che chiamiamo normalmente orchestra classica. L'organico dell'orchestra barocca, infatti, prevedeva una compagine di archi, mista di violini primi, secondi, viole, viole da gamba e contrabbassi, alcuni fiati non obbligatori, flauti, oboi, fagotti, alcuni ottoni per rendere spesso l'idea del marziale e poche percussioni concentrate soprattutto nei timpani. A questo si accosta la sezione del basso continuo che vedete nella postazione che oggi daremo al direttore. Questa è composta dal clavicembalo, dal liuto, l'arciliuto, un'eventuale viola da gamba. Come vedete manca il podio del direttore d'orchestra. Questo perché la figura del direttore d'orchestra nascerà alla fine dell'Ottocento. Prima di allora il ruolo di concertatore, di guida dell'organico era data o al primo violino o all'esecutore che sedeva al clavicembalo. Il concerto può essere diviso in concerto solistico o concerto grosso. Il concerto grosso, evoluzione della sonata a tre, prevede l'opposizione fra un piccolo gruppo di musicisti che rappresentano le tre parti della sonata originaria, che chiameremo concertino, e invece il ripieno dell'orchestra, appunto il grosso. Il concerto solistico invece è ovviamente l'evoluzione della sonata solistica, e prevede l'opposizione fra un solista, normalmente il primo violino o un violino solista extra, e l'orchestra. Queste prime formazioni orchestrali dedicate agli archi furono rappresentate da alcuni compositori italiani, fra cui Sammartini, Corelli e Vivaldi. Arcangelo Corelli era nato nel 1653 nella provincia di Ravenna. Prete, trascorse il resto della sua vita all'interno del dominio pontificio e in particolar modo a Roma. Corelli dovette essere una personalità particolarmente severa, sia coi propri musicisti, sia con se stesso. Per quanto riguarda infatti la produzione dei suoi concerti grossi, Corelli mandò alle stampe soltanto 12 concerti, 8 concerti da chiesa e 4 concerti da camera. Diciamo che fu una personalità severa perché sicuramente Corelli scrisse molto più di quanto ci ha restituito, ma evidentemente il suo giudizio sulla propria opera doveva essere molto duro, tanto che decise di non tramandare tutto quello che aveva scritto nel corso della sua vita. Lo stile musicale di Corelli prevede una certa mescolanza, una certa sfumatura fra il concerto da chiesa e il concerto da camera,
che hanno le stesse caratteristiche che abbiamo visto per la sonata da chiesa e la sonata da camera. Corelli si caratterizzò per uno stile violinistico particolarmente virtuoso. Il metro, infatti, sul quale questi compositori basavano le proprie composizioni erano loro stessi grandissimi interpreti del proprio strumento. Nonostante le partiture dei concerti grossi di Corelli prevedano un organico fatto solo di archi, non possiamo escludere il fatto che durante le esecuzioni le parti degli archi fossero raddoppiate da eventuali fiati presenti nell'organico orchestrale. Nella produzione di Arcangelo Corelli vi consiglio di ascoltare il concerto grosso opera 6 numero 1, uno dei più noti del compositore. Sentirete in esso l'opposizione fra concertino e concerto grosso della quale abbiamo parlato e vi accorgerete di come i vari movimenti si alternino con grande distanza l'uno dall'altro. Di 30 anni più giovane, il compositore Antonio Vivaldi fu una personalità decisamente opposta rispetto a quella del collega di Fusignano. Nato a Venezia nel 1678, anche Antonio Vivaldi decise di prendere i voti ed essere ordinato sacerdote. La posizione di sacerdote infatti permetteva a questi compositori di potersi dedicare interamente all'attività artistica senza doversi preoccupare di avere uno stipendio fisso. Vivaldi fu addirittura sospeso dall'obbligo di dire messa proprio per potersi dedicare interamente alla produzione musicale. Accanto all'attività di compositore, Vivaldi ebbe anche una grande attività di didatta. Infatti insegnava musica presso un pio istituto veneziano dedito all'accoglienza delle ragazze perdute. Vivaldi è stato un compositore decisamente molto prolifico, si è dedicato a tutti i generi e a tutte le forme della sua epoca, sia in ambito strumentale che in ambito vocale. Al contrario del collega Corelli, Vivaldi ha dato alle stampe sostanzialmente tutto o quantomeno il grosso della sua produzione. Noi parleremo di Vivaldi sostanzialmente per la sua produzione di concerti solistici e pensate che di concerti solistici Vivaldi ce ne ha restituiti 330. Sui concerti solistici di Antonio Vivaldi, il compositore russo Igor Stravinsky ebbe a dare un giudizio particolarmente severo. Stravinsky infatti disse che Vivaldi aveva scritto lo stesso concerto 330 volte. Questo giudizio di Stravinsky è dovuto al fatto e legato al fatto che i concerti solistici di Vivaldi possiedono tutti la stessa struttura formale, cioè attaccano con un tempo veloce, segue un tempo lento e si conclude con un tempo veloce. Il tempo veloce iniziale ha sempre la stessa struttura armonica interna. Vivaldi infatti attacca nella tonalità di impianto, si sposta in un secondo episodio alla dominante, va poi verso la relativa minore o maggiore a seconda della tonalità di impianto, per concludere nuovamente nella tonalità iniziale. Il vero momento di gloria del solista all'interno di questi concerti di Vivaldi si trova ovviamente nel secondo movimento, quello lento. E infatti nel movimento lento, dove l'orchestra si ferma, si placa in un accompagnamento più disteso, che il solista invece può prendere il volo e librarsi sopra la compagine dei colleghi. Estremamente tipico in Vivaldi è il ricorso all'extra musicale. Con extra musicale intendiamo tutto quello che non ha strettamente a che vedere con la tecnica musicale e che però comunque entra nel gioco della composizione. Un esempio tipico del ricorso che Vivaldi fa all'extra musicale lo possiamo trovare nell'opera 8, Il cimento dell'armonia con l'invenzione. All'interno dell'opera 8 sono infatti racchiuse le cosiddette quattro stagioni di Vivaldi, quattro concerti solistici, ognuno ispirato a un sonetto scritto dallo stesso compositore, che rappresenta appunto una stagione e le attività tipiche di quella stagione. Delle quattro stagioni di Vivaldi potrete ascoltarne una bella versione a questo link, se volete ascoltare una versione tradizionale come normalmente le quattro stagioni vengono eseguite. Oppure altrimenti a quest'altro link troverete una versione più pazzerella ma allo stesso tempo in qualche modo più filologicamente corretta eseguita da Ottavio D'Antone e il suo ensemble con solista Stefano Montanari. Sentirete che nella versione, la seconda versione della quale vi parlo, la libertà del solista è decisamente maggiore e
Montanari ha modo di rappresentare musicalmente quello che Vivaldi indica attraverso l'extra musicale. Ovviamente entrambe le versioni le troverete sotto le schede, sotto la I in alto. Ma contemporaneamente, negli stessi anni, cosa avveniva fuori dall'Italia? Cosa avveniva? Ora ve lo racconto. Nello stesso periodo la Francia vive l'epoca di Luigi XIV, il Re Sole, e dei cardinali Giulio Mazzarino e Richelieu. Nel quadro della politica accentratrice di Luigi XIV e dei suoi cardinali consiglieri, la musica rappresentò uno strumento del potere, volto sostanzialmente a distrarre l'aristocrazia dal suo ruolo politico. La fine del Seicento e i primi anni del Settecento videro anche in Francia una progressiva italianizzazione della cultura, grazie soprattutto al cardinale Giulio Mazzarino che appunto nella sua posizione di potere faceva da ponte con la cultura dello stivale. La prima opera lirica in stile italiano che la Francia conosce risale infatti al 1645, La finta pazza. Nonostante questo, i francesi nutrirono sempre qualche dubbio rispetto all'opera sul modello italiano, così come vedremo più in là lo nutriranno anche gli inglesi. Per questo, un compositore italiano chiamato alla corte del Re Sole dovette in qualche modo reinventare l'opera lirica all'italiana, lo spettacolo musicale all'italiana, per adattarlo al gusto dei francesi. Questo compositore di origine toscana, Giovanni Battista Lulli, viene infatti ricordato come Jean-Baptiste Lully, creatore della tragedie lyrique. Lully, o Lully, arriva alla corte del Re Sole come danzatore prima e poi coreografo. La formazione di un danzatore del Seicento, della metà del Seicento, prevedeva ovviamente una forte conoscenza musicale, tant'è che Lully era anche compositore. Dal 1653, pertanto, Lully assunse anche il titolo di compositore di corte. Il gusto per la danza, che Lully condivideva con il re in persona, portò alla nascita di due generi tipicamente francesi, che sono la comédie ballet, che Lully crea in collaborazione con il grandissimo Molière, e la tragédie lyrique. La prima tragédie lyrique risale al 1673 e porta il titolo di Cadmo ed Ermione. Rispetto ai tre atti di una tragedia per musica di un'opera seria italiana, la tragédie lyrique francese presenta cinque atti. All'interno di questi cinque atti, i personaggi dello spettacolo si esprimono in un'alternanza fra recit ed air. L'air francese, rispetto all'aria italiana, ha una struttura AAB, ovvero sia il primo periodo, la prima idea musicale viene ripetuta, e dopo la ripetizione compare un secondo episodio musicale. L'aria all'italiana contemporanea invece aveva una struttura AB A', che vedeva invece l'alternarsi delle idee musicali. Massiccio l'utilizzo dell'orchestra che Lully evolve rispetto ai primi esperimenti dei quali abbiamo parlato. A condire questo spettacolo così composto arrivavano grandi momenti di danze e l'uso massiccio dei cori. Tipicamente francese è pertanto il gusto per le masse che si spostano sul palcoscenico, gusto che si evolverà fino al tardo Ottocento con la formazione del Grand Opéra. L'evoluzione della musica barocca francese ci porta alla fine del Seicento e nella metà del Settecento a un altro grande nome d'oltralpe che è stato Jean-Philippe Rameau. Rameau fu compositore di musica da camera di corte dal 1745, quindi negli ultimi anni della sua vita. Non si dedicò particolarmente al teatro, scrisse soltanto 7 tragedie lyriques, delle quali a noi restano 5. Il suo apporto all'evoluzione orchestrale si può riassumere sostanzialmente nella libertà che Rameau concede ai fiati, ai quali affida delle parti solistiche. Tendenza questa, c'è da dire, comunque condivisa con tanti altri compositori a lui contemporanei. Il vero motivo per il quale noi ricordiamo Jean-Philippe Rameau e per il quale ne continuiamo a parlare tutt'oggi è però un'opera da lui scritta nel 1722. Non un'opera musicale, come si potrebbe pensare, ma un'opera teorica. Questa porta il titolo di Trattato dell'armonia ridotta ai suoi principi naturali. Il sistema modale, cioè quello basato sui modi che aveva imperato durante tutto il Medioevo e il Rinascimento,
aveva infatti ormai ceduto già da almeno 80 anni il passo al sistema tonale, cioè quello basato sulle tonalità. Questo passaggio da un sistema musicale all'altro però non era ancora stato codificato e registrato in maniera teorica, ufficiale. Il Trattato dell'Armonia Ridotta ai suoi principi naturali di Jean-Philippe Rameau invece pone finalmente le basi teoriche per l'utilizzo del sistema tonale. Il trattato parte da un'eredità cartesiana e si instaura in quella che poi diventerà la logica illuministica, ovvero sia la giustificazione di tutti i fenomeni naturali attraverso esperimenti e un approccio decisamente più razionale nell'osservazione dei fenomeni. Il sistema armonico del linguaggio tonale viene infatti giustificato da Rameau attraverso delle osservazioni di fisica acustica. Se noi infatti andiamo a osservare i suoni armonici che si producono dalla vibrazione di un corpo, ci accorgeremo che essi presentano più volte il suono di base, diciamo la tonica, presentano nei primissimi armonici la dominante, cioè il quinto grado, e poi mano a mano che si sale verso gli armonici più acuti incontriamo anche la terza, le settime e le quarte. Più un suono armonico si trova all'interno di questi primi suoni armonici, più è consonante con il suono di base. Rameau pertanto sostiene che le funzioni principali che reggono il sistema del linguaggio tonale, cioè la funzione di tonica, la funzione di dominante e la funzione di sottodominante, possono essere giustificate su questa base. Tanto gli accordi che affluiscono nell'area della dominante sia quelli che affluiscono nell'area della sottodominante sentiranno pertanto un'attrazione verso gli accordi che svolgono funzione di tonica. Molto più forte è l'attrazione dei dominanti verso la tonica proprio perché le prime dominanti si trovano molto vicine alla tonica nello spettro dei primi suoni armonici. Ovviamente, secondo questo principio, gli accordi nei loro rivolti, espressi nei loro rivolti, ovvero sia girando le note, mantengono la loro identità e la loro funzione, al contrario di quello che veniva fatto nella teoria del basso continuo. Secondo la teoria di Rameau, la modulazione, ovvero sia lo spostamento verso un'altra tonalità, altro non è che il cambiamento di funzione di un accordo. Immaginiamo infatti un Sol, un accordo di Sol nella tonalità di Sol maggiore. Nella tonalità di Sol maggiore il Sol è la tonica, è la nota fondamentale. Il suo accordo pertanto svolge funzione di tonica. Se però questo Sol cambia funzione e invece che metterlo nel gruppo della tonica lo mettiamo nel gruppo della dominante, ci stiamo spostando in un'altra tonalità che è quella di Do maggiore. Il dominante infatti sta sul quinto grado di una tonalità, per cui andando a ritroso Sol, Fa, Mi, Re, Do. Basta perciò cambiare funzione a un accordo per modulare. Il barocco è stato anche l'epoca della grande rinascita dell'opera lirica italiana che ha acquisito una serie di caratteristiche che poi si porta dietro fino ai giorni nostri. Ma questa è un'altra storia che vi racconterò in una prossima puntata. Bene, nella speranza di essere stato chiaro, vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo incontro. Grazie.